Il San Venanzo alza il sipario sulla stagione 2023-2024, lo fa al Pan Bianco in una serata organizzata con la solita passione da David Rossi e tutta la società, con il paese come sempre a sostenere staff e giocatori, con Serse Cosmi padrino d'eccezione, ospite d'onore alla vigilia di una stagione iniziata con un ginocchio a pezzi, un radiatore in frantumi e tanta voglia di crescere, sì, proprio come il bicipite del capitano. Lo diciamo cosa hai detto prima di via dell'intervista? Prima di fare l'intervista bisogna vincere. Quindi da capitano Luca Cavalletti cosa dice? Beh, dico che sicuramente abbiamo tutto a disposizione per far bene, quindi credo che bisogna fare bene, perché la società, come ho detto prima, ci mette a disposizione campo, adesso ci fanno anche in campo in sintetico per allenarci. Quello l'ha fatto il presidente per giocare lui, lo sapevi? Sì, no, in senso credo che meglio di così non possono fare. Ora sta a noi, come ho detto prima, a fare risultati sul campo. Da piccolino seguivi il San Venanzo, adesso indossi la fascia da capitano, che emozione è? Beh, un'emozione che non si spiega, perché quando avevo 2 anni i miei genitori mi portavano a vedere il San Venanzo, e poi adesso ti ritrovi qui con tutto il paese alle spalle che ti guarda, ti sostiene, e tu che hai la fascia al capitano ti rende molto onore. Serve un bicipite di un certo tipo, però facci il braccio di ferro di turno, no. Facci vedere il bicipite sinistro. Ah, sul destro. Per forza, perché sennò la fascia mi stava troppo larga. Quindi da qui al 10 settembre quanto lavoriamo su questo bicipite? Ci lavoriamo, cerchiamo di fare il meglio possibile. C'è chi fa una promessa e la mantiene. Serse Cosme aveva promesso a David Rossi che sarebbe stato presente la sera della presentazione nel San Venanzo, e così è stato. Ma sì, Davide è un amico, ma io credo comunque che adesso, al di là di tutto, insomma, la distanza c'è, però è un dovere per persone che magari hanno avuto una carriera, diciamo un'esperienza. Sai che ti chiamano perché gli fa piacere, quindi di conseguenza venire credo che sia una cosa bella, non per loro ma anche per me, è stata una cosa bella, quindi ho trovato l'ambiente che pensavo, molto semplice ma anche molto carico, quindi sono felice di essere qua. Sei venuto a rilassarti in vista della nuova avventura, in attesa di una panchina, avventura radiofonica in collaborazione con la Lega di Serie A e RDS, ascolteremo un Serse Cosmi opinionista a tutto campo. Ma guarda, dovevo scegliere tra andare tutti i giorni al bar a parlare di calcio oppure farlo in maniera che mi sentissero non i soliti noti, ma magari più gente, quindi mi hanno dato l'opportunità di poterlo fare, mi hanno chiamato, vado volentieri, uno perché amo la radio proprio in assoluto, due perché comunque è una cosa molto qualificata, supportata dalla Lega di Serie A, quindi è un timbro abbastanza chiaro e abbastanza importante. So che hai assaggiato la sella di San Venanzo, l'hai particolarmente apprezzata, restiamo in tema. Chi è la sella di San Venanzo di Serse Cosme in Serie A? Ma io dico, allora, devo essere sincero, il calcio mi piace sempre, quindi poi la Serie A è la massima espressione in questo momento del nostro calcio, e è giusto seguirla, è giusto vederla, senza fare anche troppi paragoni col passato, perché sarebbe anche impietoso nei confronti di questa Serie A. Calcio è cambiato, la Serie A è rimasta, e quindi di conseguenza almeno credo che resisterà per lo so per quanto tempo, se la rabbia seguirà a depredare non il nostro calcio ma il calcio in generale. Però ecco, uno di quei giocatori che vai allo stadio e aspetti che prenda palla perché ti diverte è Dybala, quindi se sta bene è uno di quei giocatori che è più che la sella. Lo dichiaro da questa sera, forza San Venanzo! Su una serata come questa ci ha impresso indelebile il nome di David Rossi. Che effetto ti fa vedere tutta questa gente seduta? Emozionante, molto emozionante. Molti amici, gran successo anche questa sera, la partecipazione della gente. Diciamo che in tutti questi anni che sono dentro l'associazione sportiva dal 2011, diciamo questa è una prova che, diceva un amico mio, hai seminato bene durante il percorso, e questa è la prova che ho seminato bene durante il percorso.
Il calcio è passione, voglia di farlo per il paese, tu poi anche, hai anche un motivo in più. Allora, io di calcio onestamente non ci capisco niente, perché è così, è la verità, non ho giocato a pallone da giovane. La mia passione è la caccia alla lepre, però capisco che in un piccolo paese come siamo noi c'è bisogno di aiuto da tutte le parti. E io mi sono messo in gioco aiutando questa società e da quest'anno mi sono promesso di aiutarla ancora di più, per il motivo semplice che tu sai di quello che ci è successo 4 mesi fa. Lui era un grande appassionato della squadra, seguiva molto più di me, io seguivo dietro le quinte, lui più di me in prima persona, e mi sono promesso e ho promesso a me, ho promesso al presidente, finché io la farò con le mie forze, di dare una grossa mano a questa società in questo piccolo paese che diciamo siamo poche anime, ma l'associazione sportiva è quello che è il cuore del paese. È molto seguita e di conseguenza va aiutata. Immagina di essere allora a tavola con tuo genero Gabriele, state parlando, restiamo in tema, il San Venanzo può fare la lepre di questo girone B di promozione? Mi auguro di sì, per lui, sto facendo di tutto per lui. Lui è il luogo di verità, io il luogo di bugia, però lo sto facendo anche per lui. Riccardo Fatone è uno che ha le spalle larghe, a San Venanzo però hanno alzato l'asticella, tanto che il presidente ha detto qui conta già la Coppa, bisogna subito superare il primo turno. Ma sì, devo dire che la società ha fatto uno sforzo importante, l'aveva fatto l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e la squadra secondo me sulla carta, come ho detto prima, è un'ottima squadra, è normale che non possiamo snobbare assolutamente la Coppa, perché ci teniamo, ci tiene la società, ci teniamo anche noi, quindi cercheremo di far bene subito dal 27 d'agosto. Si comincia con l'MC 98 in Coppa, ma guardiamo al campionato, il 10 settembre si comincia con San Venanzo Cannara, subito big match. Sì, però considera che la Coppa sono 3 partite, quindi bisogna guardare bene in Coppa, come giustamente abbiamo detto, cercare di passare assolutamente il turno e poi subito big match col Cannara. Ma questo sarà un campionato molto impegnativo, negli ultimi 2 anni i campionati il livello si è alzato, quindi secondo me è molto impegnativo. Per provare ad andare in eccellenza, il San Venanzo deve guardarsi da? Ma il San Venanzo deve guardarsi da Cannara, Bastia ovviamente, perché è una squadra che si è potenziata parecchio, l'Aglitunno secondo me, se la squadra l'anno scorso è un'ottima squadra, il Campitello si riconforma sempre squadra temibile e poi c'è sempre una sorpresa, quindi almeno 4-5 squadre ci sono insieme a noi, insomma. A Giorgio Panbianco stampellato in panchina dopo il mercato, che voto dai per il mercato? Giorgio è da 10 sempre, perché Giorgio è instancabile, quindi Giorgio a prescindere da quello che fai è sempre da 10. Poi quest'anno devo dire che, ma anche gli anni passati, ha sempre fatto il massimo delle proprie possibilità, quindi Giorgio è veramente l'anima di questa squadra. Quando si dice un presidente operaio, eccolo qua Giordano Serra. Esatto, sì, hai scelto le parole giuste, presidente operaio. Beh, qui comunque funziona così, che tutti si danno da fare quando c'è bisogno, non esistono più le cariche, ma siamo tutti una squadra che deve raggiungere l'obiettivo. Fammi capire, in campo da giocatore ti facevano correre sulla fascia, esatto. Adesso da presidente tutti in genere se ne stanno seduti al tavolo più importante, tu invece porti a tavolo. Sì, sì. Sfruttano forse il fatto della gioventù, credo, quindi le gambe ancora camminano bene, quindi faccio sia cameriere, quello che c'è da fare. Dai. Sai cosa ha detto Alessio Campagnacci, uno che un po' di piazza? Se la veste. Quando si varca il cancello a San Venanzo, che ognuno fa qualcosa, puoi spostare una pianta, un cinesino, tutti collaborano e aiutano, non avevo mai visto una cosa simile. Questo forse è la forza nostra, perché comunque il gruppo è un gruppo affiatato, e parlo del gruppo dirigenziale, perché siamo persone che condividiamo oltre al calcio anche la vita di paese, quindi le attività lavorative, gli hobby e tutto quanto, quindi per noi portare avanti la squadra di calcio è una passione ulteriore che ci fa stare
insieme e ci fa passare momenti molto belli. Poi i ruoli, ripeto, servono perché i ruoli sono importanti come in tutte le società, però quando è il momento di fare le cose non esistono personalismi, non esiste invidia, egoismo e niente, tutti si collabora per raggiungere l'obiettivo. Quindi io spero che i giocatori, vedendo noi con questa unità di intenti, anche loro magari possono farla loro e che possa essere un aiuto per raggiungere i loro obiettivi, che poi sono i nostri, sono gli stessi. Allarghiamo il discorso, diciamo la verità, campo di calcio a 7 alle spalle che fra poco vedrà la luce. Hai voluto farlo tu perché altrimenti non ne potevi più di stare in casa con tua moglie, giusto? Esatto, no. Io l'ho voluto fortemente, ma insieme agli altri dirigenti, perché credo che soprattutto nel periodo invernale avere un campo che ti consente sempre di poterti allenare è un vantaggio, magari ci può permettere di perdere meno punti nei due mesi, quelli di dicembre e gennaio, che per noi sono sempre più complicati, perché comunque il nostro impianto si trova a quasi 500 metri sul livello del mare, quindi chiaramente durante l'inverno le condizioni climatiche non sono come quelle di Marciano, Assisi, che hanno degli impianti che si trovano a altitudini notevolmente inferiori, quindi qui c'è il gelo, qui nevica all'inverno, e quindi avere un campo che consente al mister e ai giocatori di provare, correre tutto in sicurezza al 100% durante tutti i giorni, secondo me sono punti, poi alla fine sono punti. E poi chiaramente il valore aggiunto è che è un servizio per la cittadinanza, perché noi chiaramente stiamo lavorando anche per aprirlo alla cittadinanza, chiaramente in convenzione con il comune, quindi purtroppo dovremo non potremo offrirlo perché comunque la manutenzione ha dei costi, ma cercheremo di venire incontro a tutti e di renderlo economico ed accessibile anche alla popolazione. Stesse cose, mi è rimasto colpito dall'organizzazione e la passione che c'è dietro questa società. La risposta è sul campo, diciamo, anche con tutti questi tavoli, una serata come questa. Sì, credo di sì. Secondo me San Venanzo un po' rispecchia quello che è la sua genuinità. Io l'ho conosciuto questa sera per la prima volta e quello che traspare da lui è la passione e la schiettezza che lui trasmette sia quando parla in televisione, ma sia quando parla con te fuori dai palcoscenici. Quindi, e questo è anche San Venanzo. San Venanzo è una piazza passionale, è una piazza che non ha filtri nel bene o nel male e che quindi rispecchia un po' quello che è anche la parte più popolare di questo sport. No, in campo lavoravano tutti per te, esatto. Adesso invece fuori dal campo lavori tu per tutti. Esatto, sono cambiati proprio i tempi. Sei diventato un faticatore di centrocampo. Esatto, infatti con l'età uno tende a indietreggiare, quindi adesso a centrocampo, faticatore, tra un po' vado a fare il centrale difensivo, poi prendo il posto di Peter Mortaro. In porta diretta. Esatto. Campo da calcio a 7 l'avete voluto tu e Giordano, è vero? Esatto, per fare qualche allenamentino. Giordano era... Esatto, adesso si sta rimettendo in forma. Giordano era l'uomo del giovedì, quindi il giovedì per noi, io prendo sempre Giordano che vinciamo sicuro. Quindi. Senti, dove giochi però a 7? Ti schieri davanti o? Chiaramente davanti, con Giordano sulla mia destra perché sfrecciava sulla destra. Davanti alla Lautaro o all'Auturam? Alla Lautaro, grazie. Campo da calcio a 7 in arrivo, si schiera anche Alberto Pambianco. Il tempo purtroppo non mi dà una mano, vorrei volentieri, adesso vediamo. Umberto e Giordano presenti, tu? Allora se ci stanno loro mi tocca per forza. A illuminare in mezzo al campo oppure? No, a fatica come sempre. Torniamo indietro di quanti anni? Ellera 1900? No, a centrocampo ci abbiamo Michele Baiocco leggermente sulla corsia mancina. Vieni Leo, vieni, non ti allontanare. Sulla corsia di destra abbiamo Alberto Agostini. Cioè, chi era più forte però? 30 anni fa. Alberto Agostini o Leonardo Agostini in mezzo al campo? Io sono sincero, non l'ho mai visto giocare. Sapevo Leonardo. Ti saresti salvato così? Quindi. No, ma non l'ho proprio mai visto, però sicuramente penso che sia fortissimo perché il papà era fortissimo e dunque qualcosa avrà ereditato pure. No? Quindi la qualità degli Agostini... Il più forte è lui, quello piccolino. È il piccolo Tommy, ecco, con Ricky.
Senti, quindi è ereditato da papà, l'ho scoperta stasera io sta cosa. Beh, vabbè, papà ha fatto il calcio vero, diciamo, dai, io mi diverto, loro un altro calcio, un altro livello rispetto al nostro, è tutt'altra cosa, dai. Sai che a San Venanzo sono innamorati di Leonardo Agostini, anche perché fa una promozione turistica di San Venanzo come neanche il miglior tour operator farebbe, Michele. Beh, di fatto prima del calciatore c'è sempre l'uomo e di conseguenza credo che si siano innamorati prima di tutto del ragazzo. Senti, ma calciava meglio Michele Baiocco o Alberto Agostini? Di sinistro Michele, sicuro, io camminavo col sinistro. Però col destro? Oddio, ce l'ha, il destro io, dai, almeno quello. Senti, che campionato farà il San Venanzo? Non Leo, che campionato farà il San Venanzo? Diccelo tu che segui sempre, ormai sei esperto di questi campionati. Ma io penso che il San Venanzo ha una buona base per poter fare molto bene, molto bene. Ripeto, come diceva anche Cosmi, tutto dipende dal gruppo, dalla società, poi i giocatori fanno la parte loro. Sicuramente si possono divertire. Quanta autonomia hai in campo, Michele, se rimettessi gli scarpini oggi? 3 minuti. 3 minuti? Sì. Tre buoni però. Tre buoni da fermo. Quanta autonomia hai, Alberto, se rimetti? Io meno, sono più vecchio. 2 e mezzo? 1 e mezzo. 1 e mezzo? 1 e mezzo. Allora facciamo 3 minuti, nuovo sintetico di calcio a 7, rivediamo la coppia Baiocco-Agostini come ai tempi d'oro dell'Ellera? 30 anni fa. 30 anni dopo la rivoluzione. 30 anni dopo, una cosa meravigliosa, una sorpresa bellissima, un regalo così grande il nostro amico Davide non me lo poteva fare, guarda. Li fate però 3 minuti in campo insieme? Beh, sul sintetico a calcetto anche di più. Anche di più? Ah, vedi come alza l'asticella, Alberto? Sì, perché io esco prima. L'accendiamo, Leo? Accendiamolo, accendiamolo. Facciamo sicuramente, 100%. Ci pensi tu? Inauguriamo così. Mi sembra giusto. Parliamoci chiaro, no? Cioè, il vero ospite della serata non è tanto Serse Cosmi, ma è... No, è Peppe Cecconi. No, è Sabrina Bazzanti, Sabrina Bazzanti. Meglio Sabrina Bazzanti e Agnese Vescovi. Quando ti invitano Sabrina e Agnese tu non manchi mai però, Peppe. No, beh, vabbè, sai, è debole per San Venanzo, quindi. Ah, per il San Venanzo, non per Sabrina Agnese, no, ok. Si vede che peggiori, Peppe, sì, col passare. Con l'età, purtroppo. Col passare dell'età, purtroppo, peggiori. Senti, si riparte? Siete pronti? Si riparte? Si riparte, io ho scritto qualche giorno fa sui social che effettivamente mi manca il calcio perché come sapete io ho avuto una seconda parte della stagione per dei piccoli problemi e quindi per chi è appassionato di questo sport poi alla fine manca. Sei come la Clerici, non sai stare senza calcio, Peppe, esatto, anche tu. Senza calcio. Pronte? Sì, pronte, ma poi vedi che quando trovi questo entusiasmo durante la presentazione, insomma, poi non è scontatissimo, no? Da parte di tutti, degli addetti ai lavori, dei ragazzi, delle famiglie, del presidente, che da mesi già, insomma, non abbiamo mai staccato, è finito il campionato, si parlava di calciomercato, quindi siamo per forza pronti, poi se sono pronti loro, noi alla grande. Hai finito la tua stagione in giro per le spiagge di tutta Italia, sei pronta a ripartire? Sì, vabbè, ovvio, ovvio. Sì, sì, prontissimi, siamo pronti tutti. Con un pinguino su tutto. Per le rabone c'è solo Riccardo Fattorini o anche Alessio Campagnacci? No, le faccio fare Riccardo perché io probabilmente mi faccio male sicuro, quindi le facciamo fare chi le sa fare, dai. Senti, iniziate in modo particolare, no? La tua avventura a San Venanzo è stata ricordata e sono venuti fuori 1000 aneddoti. Macchina rotta al secondo giorno? Al secondo giorno macchina rotta, ma il bello è stato l'attesa dei soccorsi stradali che per 6 ore mi hanno fatto aspettare qua. Poi per fortuna il direttore sportivo e Jacopo, un altro ragazzo, mi hanno fatto compagnia, anche perché in tutto ciò prima hanno detto il bello, cioè io da qui sono ritornato a casa, ho preso l'altra macchina e sono ritornato su. Cioè, quindi, spello, San Venanzo, sì, vabbè, è stato un viaggio così infinito, però alla fine... Però è stata un'emozione guardare le stelle con Giorgio Pambiamo. Ma siamo abbracciati, sì, è stata una bella emozione, no, a parte scherzi, però già da lì ti fanno capire il valore della piazza di San Venanzo. Perché magari altri potevano andare a casa tranquillamente, comunque sia. Mi aveva detto che alle 5 doveva andare a lavorare, io però non me la sono sentita di lasciarlo qua, che poi i soccorsi sono arrivati a 00:30, quindi fra tutto io sono tornato a casa alle 1:40, quindi dai, però ti fanno capire qual è il valore di questa società. Dicevamo prima che succede, qui hai notato quando entra qualcuno dentro il cancello dello stadio? Cioè qui come se veramente fosse una famiglia unica, chiunque entra
dal cancello, magari entra, mette a posto questo, poi arriva un altro, mette a posto un'altra cosa. Quindi la cosa bella, che paradossalmente è difficile trovare in questo momento calcistico, che veramente qua si respira un'aria familiare che a volte mette paura nel senso buono, perché forse magari io, che vengo da altre categorie che ho fatto in passato, forse il calcio bello forse è questo qui invece che l'altro. Quanto hai impiegato nel dire sì a San Venanzo? Non ho capito, scusa. Quanto hai impiegato nel dire sì a San Venanzo? Il tempo di un caffè, mezz'ora. Nel senso, è stata abbastanza una cosa molto veloce. Poi io sono molto diretto con le, dire le cose, il direttore è stato altrettanto, e diciamo l'accordo è stato trovato quasi immediatamente. Ma ha inciso più Leonardo Agostini o David Rossi nella trattativa? Ma allora, Leo sicuramente è stato un punto d'appoggio, e poi David, come ho detto prima a te, il fatto di vedere il padron, diciamo, che si emoziona quando parla il San Venanzo, ti fa capire veramente di che stiamo parlando. E forse, come ho detto poco fa, il valore veramente della famiglia è questo qua, che è tutto un blocco unico che cerca di lavorare per il bene del San Venanzo. Ma la macchina alla fine l'hai riaggiustata oppure? La macchina ci sono riuscito, ma anche lì c'è stato un po' di sofferenza, perché poi tra soccorsi che si erano sbagliati a portare la macchina è stato proprio un incubo, però dai. Quindi Fattorini, oltre che l'Errabone, ora fa anche l'autista? Oggi fa l'autista, Fabio fa l'autista, però spesso e volentieri prendiamo la mia perché mi sento più sicuro, ecco. E abbiamo scoperto che con Fred il San Venanzo ha tifosi anche in Belgio. Ah sì, assolutamente, io sono belgo e io sono innamorato di San Venanzo e di questa squadra, sì. So che vuoi particolarmente bene anche a David, no? Davide Salumi, Davide Rossi, c'è un grande amico, e quest'anno lui ha chiesto di fare un po' di sponsoring per questa squadra, perché dobbiamo andare a Serie A. Anche Serge Cosmi è rimasto colpito dal manto erboso dell'impianto di San Venanzo. Il merito è di Marcello. No, il merito è che tocca lavorarci, dalle cose. C'è un detto che non sbaglia. Quale? Quello che le cose non vengono da sé. Bisogna lavorarci. E quanto ci lavori quotidianamente? Non ti dico tutto il giorno, tutti i giorni, ma quasi. Però vedi che abbronzatura. Ah sì. Però vabbè, sono contento veramente, perché è un campo molto difficile, non si mantiene facilmente. Però siamo tutti contenti, dai. Mo arriva questo nuovo, quindi gli daremo anche meno fastidio. Sei tu che l'hai voluto, quindi? No, io, sai, qui c'è stato il presidente Davide, loro insieme con l'amministrazione hanno deciso di fare questo investimento e credo che hanno fatto bene. Qual è il giocatore che ti fa tribolare più? Ah, il mio nipote. Perché ogni tanto me ne combina qualcuna. Tipo? Dicene. Voglio dire, di tutte. Quanto c'è ancora in cassa per il mercato? Allora, per il mercato abbiamo i soldi necessari per comprare un big, sicuramente. Sì? Sì, sì. T'hanno riciclato subito, appena ti sei infortunato t'hanno messo subito alla cassa. Non puoi portare a tavola, quindi stai qui a fare i conti. Tutti a dire quanto è stato bravo Giorgio Panbianco, perché? No, allora, ha ragione Mister Cosmi, bisogna dimostrarlo sul campo. Poi vediamo nelle prossime partite. Speriamo inizia bene la stagione con la Coppa subito e poi vediamo. E poi in campionato c'è San Venanzo Cannara. Sì, iniziamo subito, diciamo, col big match, uno dei big match, perché poi Cannara, Bastia, Clitunno, secondo me sono le squadre più attrezzate, Guardea. Però vediamo, dai, noi ci siamo. Qui c'è grande attesa per il campo di calcio a 7 che verrà, già prenotazioni fatte, squadre già pronte. Giorgio Panbianco sarà a disposizione quando? Penso più tardi che mai. Però vediamo, dai. Cioè, per l'inverno sei pronto oppure no? Sì, dai, prima di Natale sto a disposizione del mister Fatone.